Salve a tutti amici, oggi abbiamo l'onore di intervistare Alessandro, che è un tassista di Roma. Ciao Alessandro. Ciao caro. Con una Model Y che diciamo sta iniziando a rivoluzionare, come possiamo dire, il modo di andare in giro in città anche con i turisti in maniera elettrica. Esattamente, sì, abbiamo fatto questa scelta, scelta pratica, comunque per il momento ci troviamo bene, l'utenza è contenta, io sono contento anche sotto l'aspetto dei risparmi, perciò andiamo avanti. Senti, da quant'è che guidi, che hai fatto questa scelta? Ma la macchina l'abbiamo presa a fine novembre, quindi... Quindi sì, già qualche mese? Sì, già qualche mese, circa 8 mesi. Diciamo rispetto alla precedente, che è un'ibrida, sostanzialmente la differenza c'è, ma non è proprio abissale. Ovviamente questo è un'altra funzione, motore completamente elettrico, è molto più confortevole, ripeto, si risparmia parecchio rispetto al carburante. Penso anche rispetto alle magari le manutenzioni, sì, magari no, su con l'ibrida. Esattamente, sì, rispetto alle manutenzioni, diciamo il rapporto è totalmente diverso. Qui la manutenzione è praticamente nulla. Beh, non certo. C'è nulla da fare. Il liquido del girocristalli. Liquido del girocristalli, che è una grande spesa, diciamo. Però è così, siamo soddisfatti, per il momento siamo molto soddisfatti. Senti, e invece rispetto all'autonomia, cioè tu durante il tuo turno di lavoro per Roma, tu ricordiamo che lavori su Roma, riesci a portare a termine la giornata, cioè nel senso, perché magari si sentono tanti falsi miti su no, non riescono a portare avanti la giornata, devono fermarsi 200 volte, ricariche frequentissime. No, tu ma cosa questa, ci puoi dire? Innanzitutto questa diciamo è una classica trazione posteriore, quindi è quella che ha l'autonomia RVD, esattamente, è quella che ha l'autonomia più limitata rispetto alle altre versioni, ha un'autonomia di circa 400 km a ciclo misto e sicuramente ce la faccio ad effettuare tutto il turno di lavoro, anzi rientro a casa con una buona percentuale di batteria, e quindi diciamo è il fatto di essere in pericolo per quanto riguarda la percorrenza chilometrica è un mito sicuramente da sfatare. Sì, poi sì. Logicamente se si fanno viaggi lunghi in caso di emergenza le colonnine ormai si trovano quasi da tutte le parti. Senti, tu ricarichi più su supercharger stando a Roma, riesci a recuperare più sui supercharger o hai degli abbonamenti, come funziona? No, io allo stato attuale ancora non ho fatto nessun abbonamento perché ho diciamo la fortuna di poter ricaricare nel mio posto privato, quindi okay. La lascio tutta la notte e la mattina la trovo carica al 100%. Quello penso poi, che sia... sì, ogni tanto capita che c'è il supercharger, magari fai una piccola ricarica o rimbocchino e via scoperto. Quello diciamo che penso che è una prerogativa importantissima, avere un posto a casa come ho io, che magari la lasci nei tempi morti tutta la notte. Esattamente, ma secondo me anche per tipo di lavoro che faccio, perché comunque finire il turno di lavoro, andare alla ricerca della colonnina perché magari si stacca in un luogo che non è coperto da ricariche, diventa un pochino diciamo stressante sotto questo punto di vista. Però ecco, ripeto, sicuramente il vantaggio di poter ricaricare a casa è grande, questo sì. Avrei fatto una scelta diciamo forse diversa se non avessi avuto la possibilità di certo, perché saresti stato costretto sicuramente a fare un abbonamento Sì, ma anche sotto l'aspetto diciamo economico, quindi adesso oggigiorno con l'aumento delle tariffe dell'energia secondo me non è molto conveniente avere una macchina elettrica. Ok, quindi cioè, con queste situazioni che hai tu adesso hai notato una riduzione dei costi? Tra l'auto che avevi prima? Sì, sicuramente tra l'auto ibrida e questa qui c'è almeno un risparmio del 50%. Ammazza! Sì, non è poco per niente. Sì. Poi vabbè, bisogna dire anche, nonostante io penso il risparmio, anche le prestazioni sono diverse. Beh, le prestazioni sì, sono diverse, comunque è una macchina favolosa da guidare, è divertente. Anzi, penso che per i nuovi patentati sia anche un pochino pericolosa, perché magari qualcuno si fa un po' prendere la mano, anzi il piede in questo caso, però bisogna comunque usarla con criterio. Senti, ma invece la mia curiosità, i passeggeri come la prendono la cosa della macchina elettrica?
Cioè, nel senso, se c'hai qualche gag o qualcosa che magari ne so, No, vabbè, diciamo qualcosa simpatico. i passeggeri sono tutti contenti, tutti curiosi perché ovviamente è una macchina nuova Immagino che mille domande, mille magari. domande, sì, e a un certo punto diventa anche un pochino, diciamo, stressante perché poi Sempre le alla stesse fine vai a ripetere cose. sempre le solite cose, partendo dalle maniglie, come si apre, vedi gente insomma che si mette là, Sì, cerca, lì tocca, faccia, quella è la cosa più con le unghie divertente. cerca di dare fuori la maniglia e via discorrendo. La stessa cosa per uscire, perché magari si sbagliano, invece di premere il bottone di apertura della porta, premono il bottone dell'apertura finestrini e via discorrendo. Però da pian pianino penso che poi, col fatto che queste macchine stanno evolvendosi sotto l'aspetto delle vendite, quindi che poi piano piano la gente si abituerà. Ma sì, piano piano adesso Sì. ancora la vedono una cosa un po' Ancora vedono alienante, qualcosa, sì. sì, no, rimangono tutti, diciamo, positivamente impressionati anche dal tetto panoramico, ad esempio, dalla silenziosità della macchina e via discorrendo. Senti, ma hai mai, vabbè, dentro Roma penso poca roba, ma magari se ti è capitato di fare i viaggi più lunghi, hai utilizzato l'autopilot? Come ti sei trovato? Allora, io l'autopilot l'ho utilizzato un paio di volte. A me personalmente non piace perché preferisco avere il Questa è controllo. una cosa che non mi aspettavo, sono Sì, sincero. preferisco avere, diciamo, il Pieno controllo controllo. diretto della macchina, il pieno controllo, sì. Ok. Sì. Questa risposta mi ha stupito. No, invece magari ho fatto qualche viaggetto anche un po' abbastanza lontano verso Milano, così è. La comodità è incredibile. Però tu dici Sì, ancora non ti diciamo senti comfort, è sì. soggettiva la cosa. Comunque devi stare sempre con le mani sul Beh, certo. volante, cioè non è, diciamo, una guida autonoma al Sì, 100%, beh, quindi ha certo. molti limiti. Quindi boh, al momento, diciamo, preferisco la guida tradizionale. Ok, senti, invece cosa ne pensi del futuro della guida autonoma nel settore dei taxi? Non so se stai seguendo tutta quanta la cosa verso più adesso è una cosa verso America, Stati Sì, ma Uniti. secondo me ancora è prematuro Beh, parlare di embrionale, in guida fase di embrionale fase così. Però non so se hai embrionale, visto c'è qualche bisogno. video. Sì, insomma, non ho approfondito la materia, però credo che ancora non ci siano le infrastrutture No, qui in Italia adeguate, assolutamente no. quindi no. Diciamo una cosa molto futuristica, ci vorranno degli anni, dovrà essere testata nel migliore dei modi e poi vedremo. Senti, quali sono i tuoi suggerimenti invece che daresti a chi sta pensando di passare a un'auto elettrica? Ma suggerimenti io la consiglio a tutti, poi dipende sempre dall'uso che se ne fa. Ripeto, per quanto riguarda il mio lavoro, io col fatto che ricarico, ripeto, a casa, È è un'altra storia. comodissima, un'altra storia. Per chi percorre pochi chilometri può essere anche l'ideale, perché magari fa una ricarica a settimana, la usa solo casa lavoro, lavoro casa e via discorrendo. Per chi viaggia spesso, non so, magari rappresentante di commercio, agente di commercio, voglio Oppure dire, tanti chilometri in autostrada, così. tanti chilometri in autostrada, ripeto, a me scoccerebbe, però sono sempre considerazioni soggettive, scoccerebbe magari interrompere il mio lavoro oppure perdere il tempo alla ricerca di una colonnina. Senti, a Roma sai quanti tassisti più o meno sono con auto full elettriche? Le Soprattutto Tesla. percentuali al momento sono basse. Tesla se ne stanno vedendo parecchi, anche grazie agli ultimi incentivi statali. Comunque, Dici tanti sì, hanno hanno approfittato. approfittato. Ecco, in termini numerici, con precisione non saprei dirlo, però si iniziano a vedere. Comunque dici non torneresti mai indietro? No, al momento no, sono soddisfatto e penso di continuare con questo tipo di trazione, diciamo. Anche perché diciamo che non, cioè, dai risparmi che hai detto prima, il 50% è una Eh bella somma. sì, ma ripeto, poi risparmio bisogna considerarlo anche sotto l'aspetto della manutenzione, quindi qui è veramente ridotto ai minimi termini, come hai detto tu, Sì, l'acqua no. dei girocristalli, i filtri Ecco. dell'aria, insomma, antipolline e via discorrendo, basta, è finito. Allora, ragazzi, la chiacchierata termina qua. Se volete farvi una bella passeggiata per Roma, vi consiglio di andare sulla pagina Instagram di Alessandro Azzeni, lo contattate e vi fate un bel giretto per Roma. Vi fa fare una bella passeggiata per Roma in full electric con la sua Tesla Model Y. Va Grazie a bene? tutti, sarà un piacere. Ciao Ciao ciao. Alessa, alla Ciao prossima. ciao. Ciao. Ragazzi, che dire? Secondo me è stata davvero una chiacchierata molto interessante. Le cose che mi hanno stupito di più sono state il fatto dei consumi.
che mi ha raccontato Alessandro, sì, avrei pensato sicuramente a un risparmio, ma non del 50%. È da considerare proprio che ha fatto un salto, un triplo salto mortale, diciamo. Stava dicendo off camera che aveva una ibrida della Toyota, la Prius, quindi anche da detta di tanti è una macchina molto efficiente. Risparmiare per il suo lavoro il 50% vuol dire mettersi a fine anno in tasca un bel po' di soldi in più. Io lo ringrazio Alessandro perché è stata sicuramente una chiacchierata interessantissima e poi magari può aiutare qualcun altro, sia tassista o non, a dover scegliere la propria prossima macchina elettrica. Io ragazzi vi invito a mettermi un mi piace, a iscrivervi al canale. E anche oggi è sempre orario top per fare video, ci sono 35 gradi all'ombra, un caldo bestiale, mezzogiorno e mezzo, siamo quasi ad agosto, quindi niente, ancora riusciamo a sopravvivere, vediamo fino a quando. E niente ragazzi, vi saluto, vi aspetto per un prossimo video, ci sarà a brevissimo, quindi mettete la campanella al canale per ricevere le notifiche e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!